Allora, Teodosio Quartulli, dirigente sindacale della CISL da tanti anni. Sulla manovra economica del governo Monti il sindacato italiano ha espresso giudizi molto negativi. Quali sono i punti della manovra che la CISL ritiene inadeguati? La CISL rispetto a questa manovra ritiene inadeguati prima di tutto i punti sulle pensioni e poi sulla tassazione, come più volte è stata evidenziata in queste ultime ore, e per questo motivo abbiamo messo in pista anche delle manifestazioni che andranno in corso fino alla fine del mese. Tutti i giorni abbiamo dei presidi davanti a Montecitorio proprio per manifestare contro le iniquità di questo governo, perché da un lato ha detto che deve essere equo la manovra. Noi riteniamo che non sia stata equa, riteniamo che a pagare siano i soldi noti, il lavoro dipendente e i pensionati. Per quanto riguarda il lavoro e l'occupazione a Carovigno, sappiamo tutti che Carovigno è un paese a vocazione agricola o turistica, e turistica. Quali sono le problematiche legate a questi due aspetti? Io ritengo che Carovigno non sia più un paese d'economia agricola. In questi ultimi anni l'economia è stata trasformata, la si vuole trasformare, la si vuole pensare in economia turistica, ma ancora non è a pieno regime, forse perché ci mancano tante cose, forse perché non è stata pianificata come si deve. C'è un poco di artigianato, c'è il turismo, principalmente il nostro paese oggi viene conosciuto per la gastronomia. Da questo punto di vista dobbiamo dire che sul piano del lavoro oggi abbiamo perso un'identità che avevamo prima, economia agricola artigiana. Oggi ancora siamo alla ricerca di un'economia che ci faccia conoscere in giro. Il rapporto del sindacato con le istituzioni locali e con il mondo imprenditoriale di Carovigno. Io ti posso dire con il rapporto con l'istituzione locale, ma anche con l'istituzione in genere, e anche questo il mondo imprenditoriale locale è in genere. Non ce ne siamo accorti, ma è cambiato profondamente e ancora sta cambiando. Sono cambiati i termini di dialogo, di concertazione con le istituzioni, sia locale, provinciale, regionale. È cambiato, e per chi non se ne fosse accorto, come di vari colleghi nostri lo posso dire con certezza, è cambiato il modo di rapportarsi col mondo imprenditoriale, sia perché le nuove leggi, sia perché siamo nel 2012, è cambiato per forza di cose. E da questo punto di vista, se non vogliamo che il sindacato rimanga indietro, rimanga obsoleto, deve cambiare anche il sindacato. Ecco, da questo punto di vista, perché noi ci chiamiamo ancora oggi CISL dal 1950, pure la CGL, pure la UIL, e molti partiti hanno cambiato il nome. Non è solo un problema formale, cambiare il nome eccetera eccetera. Noi ci chiamiamo tuttora CISL perché evidentemente ci siamo aggiornati con la nostra struttura, con il nostro modo di intendere il rapporto con le istituzioni, ed è per questo motivo che oggi possiamo dire che abbiamo un rapporto, se vogliamo, moderno. Io vado oltre il rapporto locale, perché il rapporto locale si potrebbe personalizzare la faccenda e quant'altro. I rapporti con le istituzioni devono prima di tutto essere corretti. Correttezza vuol dire che ognuno deve stare al proprio posto. Noi non ne facciamo una questione di colore politico, facciamo una questione di rispetto delle leggi e rispetto dei diritti e delle esigenze di chi rappresentiamo. Negli ultimi tempi abbiamo avuto un rapporto, faccio un esempio, con l'istituzione locale e abbiamo chiesto solo e soltanto il rispetto dei diritti e delle esigenze di chi rappresentiamo, chi lavoratore dipendente e pensionati. Questo ci è stato concesso, abbiamo ottenuto ben poco, ma intanto ci è stato concesso da questo punto di vista un momento di dialogo che noi abbiamo apprezzato un po' meno il risultato, ma abbiamo apprezzato il metodo, se vogliamo, e quello è una forma di correttezza. Noi pensiamo che a Carovigno ci debba essere più rispetto delle leggi,
Rispetto alle leggi vuol dire rispetto dei contratti di lavoro, rispetto alla sicurezza sui posti di lavoro. Ultimamente abbiamo avuto anche delle tragedie proprio nel nostro territorio, questo è dovuto anche al mancato rispetto di tante cose durante il lavoro. Ecco, da questo punto di vista le aspettative mie che vorrei che fossero, come si dice, anche delle istituzioni, perché le mie aspettative sono quelle che io ascolto ogni giorno da parte di tanta gente precaria, caro mio, è il paese del lavoro precario. L'aspettativa sarebbe quella del lavoro a tempo determinato per tutti, ma nel frattempo quel lavoro precario che c'è, noi vorremmo che fosse un lavoro rispettato, che fosse un lavoro pagato, come prevede il contratto nazionale, che fosse un lavoro più dignitoso. E poche persone sono tutelate, molte persone non vengono tutelate. Noi dalla mattina alla sera siamo presenti su questa realtà e riscontriamo questo deficit che a Carovigno deve essere colmato, credo con l'aiuto di tutti, sia l'associazione sindacale, sia i partiti e sia le istituzioni, perché in questo senso le istituzioni dovrebbero essere più presenti sul territorio per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori. Per fare questa attività si ha bisogno di una grande tensione di aria. Se non ce l'hai non va da nessuna parte, può fare benissimo il ragioniere, il passacarte. Se hai un minimo di tensione reale puoi fare questa attività, perché questa attività è principalmente fare qualcosa per gli altri. Io ho un mio concetto, che se fai qualcosa per te stesso muore con te, se fai qualcosa per gli altri rimane per sempre.